una innovazione importante perché è a portata di mano a questo punto il biglietto oggi di ANM, pian piano di tutte le aziende di trasporto pubblico locale, fino ad arrivare, ed è questo l'obiettivo del Consorzio Unico Campania, all'offerta del biglietto integrato virtuale, quindi acquistabile con SMS oppure utilizzando l'applicazione del Consorzio Unico, che racchiuderà tutte le opzioni di acquisto di questi biglietti virtuali. Da oggi basta un SMS per prendere autobus e funicolare di Chiaia. Stamattina è cominciata la fase di sperimentazione del biglietto virtuale, una rivoluzione che punta a far scomparire il classico biglietto di carta. Il biglietto digitale, progettato da ANM insieme con il Consorzio Unico Campania, per ora è quello della corsa semplice urbana. Basta un SMS dal proprio cellulare con il testo ANM seguito dal numero di linea oppure dal numero della fermata al numero 4868680 ed in pochi secondi si riceve sempre via SMS il biglietto valido sulla linea scelta. Per la funicolare di Chiaia si digita il testo ANMFCH ed in 3 secondi si riceve il codice a barre bidimensionale QR che consente di accedere al tornello. In alternativa si può scaricare la app di Unico Campania che guida all'acquisto attraverso un menu sullo schermo. Il costo viene scalato dal credito telefonico oppure addebitato sul conto per i possessori di contratto. Ad oggi sono più di 650.000 gli utenti di questo servizio, con circa 11 milioni di biglietti venduti. Rispondiamo così a una grande esigenza, quella degli utenti che si trovano quotidianamente di fronte ad un'offerta tariffaria molto complessa, avendo presente il numero di biglietti che sono a disposizione e anche delle difficoltà che talvolta ci sono di approvvigionamento degli stessi biglietti. E non solo per agevolare la vita del cittadino ma anche la vita dell'azienda e per essere ANM al passo con le altre realtà italiane ed europee. Ormai il biglietto cartaceo sta andando lentamente a scomparire, per cui anche in questa situazione ANM recupera il tempo perduto e si pone in una posizione di evidenza.